Non è mai stata fatta una cosa così. Innanzitutto, diciamo, la fase di preparazione, la fase di casting è aperta al pubblico, per cui per la prima volta il pubblico potrà vedere come lavorano dei professionisti con i comici e soprattutto magari dei comici o che dei nuovi comici o dei ragazzi che iniziano a fare comicità possono avere un primo approccio professionale con delle figure dell'ambiente che danno dei consigli e che, diciamo, in gergo si dice montano la regia di quello che devono fare. Il nostro scopo appunto è proprio quello di poi portarli sul palco la sera, i selezionati, e per farli esibire di fronte, speriamo, al teatro pieno. I cabarettisti in erba si segnano dunque questa data, sabato 27 ottobre, al termine della prima edizione del contest Teatro Sociale Comedians Award. Potrebbero infatti aprire il discorso sul metodo dell'attore comico di Flavio Oreglio. Quello che possiamo dire è non mancate. Il momento sarà catartico e non solo. Ci vediamo lì. Nell'occasione debutta così la collaborazione tra il palcoscenico di Piazza Plebiscito a Bustarsizio e gli amici del Caffè Teatro, che sperano di iniziare una sinergia duratura in quella provincia di Varese, un tempo fucina di talenti mica da ridere. Si parte anche dallo stesso Renato Pozzetto, da Dario Fo, da molti di questi personaggi, anche dai nostri fichi d'India, perché comunque sono del Varesotto, parlando del cabaret più attuale. E poi abbiamo avuto il Caffè Teatro, che secondo me ha dato, insomma, ha tracciato in parte la cartina tornasole del cabaret italiano.